Buonasera a tutti, sono Luigi Onorax Preferite e bentornati su Codvein. Ormai stiamo andando verso il finale, ragazzi. Inizio a sentire, riusciamo già a fare le armi più 10, quindi siamo già al punto grosso. Allora, due cose. Uno, ok, il livello 100 non è il cap. In realtà era praticamente scontato, però ora ne ho la certezza. Allora, abbiamo da imparare un po' di abilità. Accumulatore di doni, ma va. Quanto cavolo di istruzione rapida mi ispira? Non ne avete idea, ragazzi, quanto di istruzione rapida mi ispiri. E anche tranello evasivo. Guerriero, ne ho abbastanza? No. Però praticamente tolto Eos, qua ancora nulla. Ah, ok, va bene. Siamo quasi. Allora. Orsten e Smo, perché tecnicamente questi sono Orsten e Smo, sono uno grasso, uno magro. Quello magro ha attacchi stronzi, quello grasso è una pippa. Li abbiamo uccisi. Se sono più facili o difficili Orsten e Smo, questi qua sono peggio. Questi qua sono peggio. Dovessi mettere a paragone. Allora, non prendetela come verità, perché comunque Orsten e Smo ormai li ho uccisi in tutte le salse, tranne nelle mod, perché non ho mai giocato al PC a Dark Souls, però li ho uccisi davvero praticamente in tutti i modi immaginabili e possibili a Orsten e Smaug, quindi sono molto 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 più abituato a loro e ormai salvo davvero non riprendi mai Dark Souls dopo tanto tempo, giocare con build particolari che non sono abituato e tutto quanto, li sfondo abbastanza facilmente. Sti qua invece senza amico, cioè ho provato, avete visto? What? Non può esserci già la boss fight di Silva. Ah, fantastico. Cosa? No, aspettate un secondo. Trasformazione mostruosa di Gregorio. C'è già una boss fight. Gregorio e Silva. Ma cosa cazzo?
Oddio. Cosa? Cosa? Perché? Quindi il boss finale è Silva? Ok, la barriera si è tolta.赤い霧が消えた。出られるのか？霧の外に。Che? Silva? E Silva quello? Non sto capendo.
No, ma aspetta un attimo. Quello è uno degli errori. Quello è uno degli errori. Sì, è Silva Gregorio. Ok, sei pazzo. Che figa. Boss fight, subito. Ok, non me l'aspettavo, speravo, cioè mi aspettavo un altro stage, un altro posto, non subito il boss fight di Mido. Cioè, ma stavo Silva e dopo Mido. Giusto Mido. Fantastico, fantastico, B-shot. B-shot. Allora. Sinceramente. L'ostinazione non è mai cosa buona. A proposito, siamo a livello 99 con un'arma che ha 2000 d'attacco praticamente. Abbiamo 9 rigenerazioni, tutti i potenziamenti di sto mondo. L'unica cosa che non abbiamo potenziato sono le difese, che fanno abbastanza schifo. Però. Mido. Ehi! Cos'è quello?
Fai sul serio che bisciotti qualsiasi cosa faccio? Cioè, nonostante abbia tutto quello che ho, mi bisciotti? Sei serio? Va bene. Giochiamo sulla difensiva allora. Però un po' esagerato. Cioè, mi va bene se dici non ti sei potenziato le difese, ok? Però. Il troppo stroppia, mi do. Provando di capire se si può fare il backstab, ma... Cosa cazzo? No. Vedo aperture. Sinceramente, non è che non vedo aperture. Ah, scazzato, pensavo fosse... A me va bene tutto, eh. Sono una persona che arriva a capire. Però sti ultimi due boss siamo un pochino esagerati. Mi ha shottato. No, non puoi dire. Ah, non potete dirmi che sono di livello basso. Non potete dirmi che ho gli equip bassi. Cioè, va bene quello che volete. Ho questo più 3. Ho 48 di difesa. Ok? Ma anche portato a più... Ah, ragazzi, sarebbe a più 9. Sarebbe a più 9. Sarebbe a più 9, in realtà. Forse. E che io scommetto, ragazzi. Io scommettiamo che se mi metto un amico, lo distruggo. Quello che ho pensato per essere giocato con un coop.
Due. Ecco scazzato. Se sto vicino, sapete che forse. Vabbè che forse se gli sto vicino. Io inizio ad avere il terrore di aver lasciato da parte troppo. Oh, facciamo un esperimento, no? Qual è la cosa più difensiva che ho? Ho qualcosa tipo a più 7. Cioè, capiamoci. Però, devo fare un esperimento, ok? Questo più 10 dato da un'equipe più 8, considerato armatura pesante. Ok, quanto cambia nella storia? Sono in Fattroll. Sono in un fottutissimo Fattroll. Cazzo se cambia. Sì, ma è ingiocabile infatti il gioco. È ingiocabile infatti il gioco. Che cavolo di fatto è? Cioè, va bene tutto, ma che cos'è? È ingiocabile. Però. Però cavolo. Però cavolo. Fatemi testare un attimo perché. Perché i danni erano molto più bassi. Ma tanto. Tanto, tanto, tanto. A questo punto. Tutti i miei termini di difficoltà erano perché avevo difese davvero basse.
Quando mi curo? Vabbè. Sbagliato. Infatti. Però avete visto? Cioè se gli sto sotto. Quasi quasi. Che non ho un'altra arma che mi concede. Fatemi continuare a testare. Perché avete visto, cioè, è passata molto tranquillamente la fase 1. Non ho altre equip. Tipo, le migliori mi aumentano enormemente. Infatti. Lenta. Normale 1. Però il mio 97 è un ottimo R1 ed è normale questa. No. Normale non mi abbassa, normale mi abbassa. Mentre lo schiacciante finisce il resto. Vediamo un attimo ancora. Forse nel caso dovremmo solo cambiare un po' gli equip. Ah, scazzato l'ultimo. Oh, che palle questo attacco. Anche beccato. No, qua ho sbagliato tanto. Per ora l'arma migliore da utilizzare è la lancia perché mi dà anche quel buff difensivo. Però a sto punto, scusatemi. Limite di peso, non ho nulla che mi dà un limite di peso maggiore, no? In realtà in realtà
Non esageriamo magari. Però allora, midroll, equip difensivo e 1.800 d'attacco. Se perdiamo questa, e vedo che la perdiamo non per miei errori, ci portiamo sull'equip, più difese e poi torniamo. Attento che forse abbiamo sottovalutato di tanto la difesa, sinceramente, inizio a pensare questo. Ah, ma peccato comunque. Scalzato io. Cazzato tanto. Aspetta, qua non mi piace. Uno. Due. Sbagliato di nuovo. Non capisco quella combo ancora. Uno. Uno. Due. Uno. 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 Faccio la cazzata. Ci siamo, cioè i danni li abbiamo. Sono quei 1.000 passa danni a botta che pian piano si fa. Non si può fare velocemente, però se gli stai sotto, ma sotto, proprio attaccato al culo, è fattibile. Però gli stai proprio staccato al culo. Se prendo un amico lo distruggo. Se prendo un amico lo distruggo. Cioè, è abbastanza palese. Che con un amico non regge, perché è come Dark Souls con la coppa. Con un amico non regge. E che lui è importante perché penso che ucciso lui avremo l'acciaio della regina in vendita.
Combo da figlio di puttana. Potenziamoci la difesa. Non prendiamo ancora un amico. Potenziamoci la difesa. Tanto posso potenziarla se non erro, no? Quanto è questa? È livello 0. Me la posso assolutamente potenziare. Non prendiamo ancora un amico. Portiamocela intanto a più 3. O di più in realtà, perché possiamo prendere una cedola regina. No, non possiamo prendere una cedola regina. E non voglio distarmi a farmare anche se ci vorrebbero 5 minuti quello. Non aumenta. Come non aumenta? Scusatemi, 54. 57. Non aumenta. Non aumenta, cavolo. Non aumenta. Non aumenta la difesa. La difesa è fissa. La difesa è fissa. Cioè, aumentare aumenta le statistiche offensive, quindi è anche quello inutile. Allora forse abbiamo un problema. Proviamo così. Mega equip, danno ridotto. Però siamo in mid roll.
qualche dubbio su come può andare. Ripeto, non vorrei mettermi un amico perché so già che lo distruggo, magari non al primo tentativo, ma al secondo sì. Cioè, ormai l'ho capito, se non ha qualche altro attacco segreto, tutto sta lì accanto, gli stai sotto e pian pianino lo uccidi. Che palle questo attacco. Ah, cavolo. Peccato però,
Avete visto? Ho perso un attimo il ritmo alla fine. Mi aveva messo dot, roba varia, tutto quanto, però ci siamo più o meno, circa. E più 6? Cioè, all'incirca ci siamo, l'unica cosa è che questa è considerata una mano, giusto? Qua abbiamo 5,29. 6,83. Scala su destrezza. Quindi... Sei 85. Ok. Meglio, preferisco questo qua come abilità per aumentare i danni. Anche perché costa 4, quindi riusciamo a iniziare con tutte e tre. Proviamo un po' così, che dici? Nella fase 2, se gli sto vicino, li faccio usare. Ah, cosa scemo io? Fase 2, se sto vicino, non gli faccio usare la mossa che shotta. Ehi, ho fatto così bene prima. Ho scazzato male. Diciamo, non gli faccio usare la mossa che è sciotta. E quindi si fa. Altrimenti mi toccherebbe farmi 5 run. Della tizia là con Jack, spadone, e mi porto a più 9 l'arma e andremo un po' più veloci, ma non cambia in realtà, secondo me.
Questo è il pericolo di stargli vicino quando c'è quella mossa. Che per evitare quella mossa, te ti becchi poi un colpo suo, che fa più male, perché quella là ti butta a terra. Vabbè, ormai siamo fissi alla fase 2, direi. Peccato perché la prima volta che ho provato così stavo riuscendo. Mantenere quella concentrazione, semplicemente. Manteniamo quella concentrazione, più o meno ci siamo. Ricordiamoci ogni tanto almeno di attivare i buff, perché non ho visto di preciso cosa ha fatto. Cioè, mi ha messo nell'angolo, forse è quello. Ha fatto andare indietro. Non ha fatto la mossa là. Boh. Si è dovuto mettere la bolla. Ma se mette a ridere, devo rifare mettere i buff e mettere di sicuro la bolla. A differenza dell'altra, questa è una fight che sento che si può fare in solo, tranquillamente. Non troppo. Ok. Sarà che mi dite che è pronto a mangiare, facciamo un ultimo try, poi nel caso mangiamo. E in quel caso ne approfitto per fare quel farm che vi dicevo.
Non sono abituato al moveset della fase 2 ancora. Però ci arrivo. Cioè, lo butto a terra, vado di peso pesante con la. Lo strumento che qua c'è gente che riesce durante la battaglia a farsi il cambio di classe. Quindi magari riesce durante certi. Oh, che figata è fare il cambio di classe. Cioè, mettersi magari quando loro cadono, avere il tempo di mettersi una cosa talmente tosta da fargli un fottio e mezzo di danno. Se una via da sola, però devi riuscire a farlo. Che in realtà sarebbe mettersi una classe che ha già i doni per caricare un mega attacco da fare quasi uno shot. Per la stamina. Devi venire qua. Pensavo si mettesse a ridere. Pensavo si mettesse a ridere, per questo ho perso tutto, perché dico, cavolo, ok, se là si mette a ridere, mi curo, mi preparo la fase 2 e vado, invece no. Ogni tanto lo fanno i boss, cioè. Ogni tanto stanno qualche piccolo percentuale in più di HP nella fase 1 e là un pochino ti scombussolano.
Scusi un attimo. Inizia a venire qua se devi venire. Vieni. Facciamoci quel potenziamento e poi distruggiamolo. やってくれる気だが。
赤い霧の状況を見る限り、シルバーは暴走間際の昇降状態にあると考えて間違いないだろう。でも、おそらくは時間の問題。暴走を止める方法はないの？分かっているの。確かにあなたならシルバの侵害を受け継ぐことができるかもしれない。でもそれはつまりシルバの意志を継ぐということでもあるの。世界を維持するためには赤い霧が必要だ。永遠とも言える時間をあの玉座で過ごすことになるだろう。お前にその覚悟があるのか？あなたは一人じゃない。私にできることなんて何もないかもしれないけど、それでもきっと一緒に歩いていくことはできる。その重たそうな荷物、俺にも背負わせてくれよ。